Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Quello di oggi è un video molto speciale per me ed è stato richiesto fin dagli albori di questo canale. Oggi infatti vi racconterò la mia esperienza universitaria e vi parlerò di come ho studiato in 5 paesi del mondo. Il motivo per cui, nonostante le vostre moltissime richieste, non ho fatto prima questo video è che trovandoci in un momento di pandemia mondiale, non potendo vedere una via d'uscita, almeno fino a qualche mese fa era così, non mi sembrava il momento adatto per condividere con voi la mia esperienza di viaggio e studio all'estero. Non volevo mostrare la mia esperienza a chi ha dovuto rinunciare a fare la stessa cosa a causa della pandemia e quindi non volevo che queste persone, invece di sentirsi motivate, si sentissero ulteriormente abbattute. Quindi ho deciso di aspettare un po' di tempo e ora, anche se non siamo fuori da questa situazione, ma comunque forse possiamo vedere una via d'uscita, quindi ho pensato di fare questo video anche per dare una prospettiva sugli studi all'estero a chi sta pensando di andare a studiare all'estero nei prossimi anni, perché comunque per studiare all'estero in un determinato anno accademico bisogna fare domanda prima e prepararsi prima, e quindi ecco quello che troverete in questo video. E poi comunque molti di voi mi hanno detto che avrebbero apprezzato moltissimo un video sulla mia esperienza universitaria e sui miei studi all'estero, nonostante la pandemia. Quindi, nel caso in cui pensiate che questo video non faccia per voi in questo momento, andate a guardarne un altro sul mio canale o su un altro canale, non c'è niente di male. Dopo essermi diplomata al liceo scientifico, mi sono iscritta subito alla facoltà di giurisprudenza, al corso di laurea magistrale, quindi ai 5 anni, e nei primi anni di università ho dedicato, come già facevo al liceo, molto impegno e molta energia allo studio. In generale, studiare a me è sempre piaciuto e nel corso del tempo ho sviluppato un buon metodo di studio del quale vi ho parlato in altri video, quindi ho iniziato l'università forse con il piede giusto. Nei primi 2 anni di università ho anche cercato di arricchire il mio curriculum accademico con attività extracurricolari e di potenziare le mie competenze linguistiche. Parlavo già inglese e francese, ma nei primi 2 anni di università mi sono concentrata sull'inglese e il francese accademici, quindi sulla scrittura accademica, sull'esposizione a livello accademico. Ho frequentato, per quanto riguarda l'inglese, in realtà avevo già una buona preparazione dal liceo. Però chiaramente ho studiato anche materie di diritto, quindi ho acquisito un lessico giuridico e per quanto riguarda il francese ho frequentato un corso di francese, di lingua francese, il primo anno di università per arrivare a un livello un po' più alto e poi tra il secondo e il terzo anno di università sono andata a Parigi durante l'estate e ho studiato francese all'Alliance Française di Parigi, che consiglio molto, e ho cercato di parlare francese il più possibile. In realtà non ho passato moltissimo tempo a Parigi, credo che fossero solo 3 settimane, ma ho fatto proprio una full immersion e al ritorno in Italia ho poi sostenuto l'esame di francese, il DALF livello C1, che mi sarebbe poi servito nel corso dei miei anni di studio anche per fare domanda a diverse università. In generale, comunque, nei primi 2 anni di università mi sono concentrata veramente tanto sullo studio e ho scelto più corsi opzionali possibile in lingua straniera e relativi a materie più internazionali che mi interessavano. All'inizio del terzo anno sono poi stata selezionata dalla mia università per far parte della squadra della Wismut Court, che è un campionato di arbitrato internazionale, una competizione di arbitrato internazionale, quindi arbitrato nell'ambito del diritto per i non giuristi. È una competizione alla quale partecipano moltissime università del mondo che si svolge in giro per il mondo. E si tratta di studiare un caso che viene preparato dall'organizzazione centrale del WIS di Vienna, di preparare un memorandum per ciascuna delle parti che partecipano all'arbitrato, poi di esporre oralmente, quindi esercitarsi ad esporre. Chiaramente è tutto in inglese, si tratta di un lavoro molto duro, ma dà anche molta molta soddisfazione. E il fatto di essere stata selezionata per questo progetto, chiaramente fatto domanda, scritto una lettera motivazionale e poi ho fatto un colloquio, sono stata selezionata e questo fatto mi ha comunque messo in contatto con molte persone che avevano interessi simili ai miei.
in relazione al fatto di studiare all'estero e di intraprendere una carriera internazionale nel mondo del diritto. Grazie a questo progetto finanziato dall'università ho viaggiato molto in Europa, in Italia e anche in Europa. Sono stata in Svizzera, in Germania, in Serbia e poi a Vienna, dove si teneva la finale della competizione. Come ho detto, è stato un lavoro molto duro, però mi ha dato anche molta soddisfazione. Durante il terzo anno di università, quindi l'anno in cui ho partecipato a questo progetto, ho fatto anche domanda per andare a studiare all'estero nel quarto anno, perché quello era il mio sogno da sempre, e mi sono aggiudicata un posto all'università alla quale ambivo di più, che era il King's College di Londra, per l'anno successivo, quindi per il quarto anno. Si trattava di un programma chiamato Center for Transnational Legal Studies, quindi Centro per gli Studi Transnazionali, ed è nato da una partnership tra la mia università italiana, che è l'Università di Torino, il King's College di Londra, l'Università Georgetown di Washington, l'Università di Melbourne, l'Università di Singapore, diverse università del mondo, ed era un programma anche piuttosto costoso, ma proprio perché la mia università era un'università partner non ho dovuto pagare la retta, che altrimenti sarebbe stata molto alta per studiare lì al King's College, e ho ricevuto una borsa di studio che ha coperto una parte delle mie spese per vivere a Londra. Eravamo quindi studenti provenienti da tutto il mondo, vivevamo a Londra, avevamo lezione nel centro di Londra. Le lezioni e i corsi erano piuttosto duri, molto molto interessanti, tenuti da professori di altissimo livello, ma comunque non corsi semplici. Poi si trattava di studiare tutto in inglese ed era la prima volta che affrontavo un semestre completamente in inglese. Ho seguito corsi di diverso tipo, ho fatto arbitrato internazionale dell'investimento, diritto societario, diritto finanziario, ma anche diritti umani, insomma, corsi di diverso tipo. Avevo 5 corsi, quindi ero piuttosto impegnata. Ho studiato molto, mi sono impegnata molto, anche perché ci tenevo a convertire gli esami poi in Italia con una votazione alta, e gli schemi di conversione non erano molto favorevoli, quindi sapevo che mi sarei dovuta impegnare molto. Nonostante ciò, ho imparato ad organizzarmi molto bene, quindi sono riuscita a godermi la vita a Londra, sono riuscita a farmi moltissimi amici con i quali sono ancora in contatto oggi, e ho avuto anche tempo per fare un viaggetto in Scozia, per esplorare qualche città intorno a Londra, qualche altra città dell'Inghilterra. E durante il quarto anno, quello che ho trascorso studiando a Londra, ho fatto anche da tutor per la squadra del VIS, della Moot Court, quel progetto che avevo fatto al terzo anno, quindi ho fatto da tutor per gli studenti nuovi che volevano partecipare a quel progetto. E quindi sono tornata a Vienna un anno dopo per le finali, è stato, anche questo mi ha dato molto soddisfazione. Ed è proprio a Londra che ho imparato ad organizzarmi molto bene, perché volevo stare al passo con le lezioni, preparare le lezioni, perché bisognava intervenire in classe davanti a tutti, quindi era un sistema molto diverso da quello italiano, e allo stesso tempo volevo godermi la città e partecipare a quanti più eventi possibile, quante più occasioni possibile per stringere nuove amicizie. Ho capito anche molte cose di me stessa, ho imparato a vivere da sola, a gestire la casa, a gestire la spesa, a fare i miei conti con la mia economia. È stata un'esperienza molto istruttiva anche sul piano personale. Mentre ero a Londra, pensando già a cosa avrei fatto al quinto anno, ho fatto domanda per un programma di scambio all'Università McGill di Montreal, in Canada, in Quebec, che è una delle più prestigiose università nordamericane ed era sicuramente lo scambio, il programma di scambio più ambito nella mia università, quella di Torino. Ho quindi aggiornato il mio curriculum, ho scritto una buona lettera motivazionale in inglese, ho sottolineato il fatto che mi interessasse anche approfondire la cultura francese in Quebec, proprio perché io parlavo francese, avevo anche passato del tempo a Parigi, quindi ho cercato proprio di... mi sono impegnata molto per ottenere quel posto, e sono arrivata prima in classifica, c'erano solo 2 posti, e quindi ho ottenuto un posto all'università McGill, quindi non ho dovuto pagare la retta, che è altissima, che sarebbe stata altissima altrimenti, e poi ho vinto una borsa di studio per coprire i costi di alloggio, che in realtà a Montreal sono piuttosto bassi, quindi dal punto di vista economico la borsa di studio mi ha aiutato molto. Tornata quindi da Londra alla fine del quarto anno, ho sostenuto gli esami
obbligatori che non avrei potuto convertire da università estere, e poi verso metà agosto sono partita per andare in Canada ed era la prima volta che mi allontanavo così tanto da casa, prima volta che andavo in Nord America, quindi ero veramente emozionata di iniziare questa nuova avventura. Montreal è una città bellissima, multietnica, con moltissime cose da fare, le persone sono veramente molto accoglienti, molto gentili e c'è una cultura molto vibrante perché è una città in cui inglese e francese, cultura inglese e francese sono costantemente mischiate e quindi è un luogo molto interessante in cui vivere. L'università McGill poi è la tipica università nordamericana ma con uno stampo canadese. C'è tutta la cultura dei club, quindi queste sorte di società segrete, associazioni di studenti, e veramente si può trovare un'associazione per qualunque cosa, qualunque hobby, qualunque interesse, e la facoltà di legge all'Università McGill era veramente ben strutturata, gli insegnanti eccezionali e anche le attività proposte erano di altissimo livello, la biblioteca era bellissima, la sede stessa dell'università era meravigliosa, quindi è stato veramente come vivere in un sogno. Anche a Montreal ho dovuto studiare moltissimo perché nonostante siano tutti gentili e carini, l'università è molto competitiva perché i voti vengono assegnati in base ad una curva e non ci possono essere molti voti eccellenti, cioè in base a quante persone ci sono nella classe, soltanto insomma una percentuale di voti può essere il massimo, poi sotto il massimo e così via. Quindi per prendere voti più alti non basta fare bene l'esame, ma bisogna mostrare di avere qualcosa di speciale, di scrivere qualcosa di speciale nel proprio testo oppure di esporre l'argomento d'esame in modo più personale. E questo era anche un elemento nuovo, un ulteriore elemento di sfida. Anche a Montreal ho seguito 5 corsi, quindi alla fine del semestre ho sostenuto 5 esami e anche qui ho fatto un po' di tutto: diritto dell'ambiente, diritto degli investimenti, arbitrato, investimenti nel sud-est asiatico. Nonostante le moltissime lezioni da preparare ogni settimana, le letture da fare, sono riuscita ad organizzarmi molto bene e mi sono goduta molto la città. Sono riuscita ad esplorare la natura del Quebec e anche un pochino fuori dal Quebec, in Ontario. Sono andata a New York per la prima volta sotto Natale ed è stato bellissimo, mi sono fatta molti amici con i quali sono ancora in contatto. Infatti a inizio 2020, appena prima della pandemia, a gennaio, ho fatto uno dei miei ultimi viaggi all'estero, in Messico, al matrimonio di una mia amica che avevo appunto conosciuto a Montreal, quindi i legami che si creano quando si è in scambio all'estero sono legami che durano. Quindi sono rimasta a Montreal da agosto fino a fine dicembre del mio quinto anno, e sia il programma di scambio al King's College di Londra sia la McGill University di Montreal non erano programmi Erasmus, erano programmi frutto di un accordo diretto tra la mia università e queste università straniere. In realtà già prima di partire per il Canada avevo fatto domanda per una borsa di studio Erasmus per fare il master all'università Sciences Po di Parigi. Anche questo era forse l'Erasmus più ambito, perché c'era un solo posto ed era l'unico programma post-grad, quindi l'unico master, mentre tutti gli altri erano programmi undergrad, quindi equivalenti alla laurea triennale. E io non volevo fare uno scambio al mio quinto anno che equivalesse ad uno scambio nella laurea triennale, volevo appunto fare un master. Ho fatto domande e poiché avevo un'altissima media dei voti, avevo il livello C1 di francese perché ho ottenuto il DALF, il mio livello di inglese era molto alto anche per gli altri scambi all'estero perché avevo studiato molto per conto mio, mi sono aggiudicata la borsa di studio e quindi mi sono aggiudicata anche il posto al master di Parigi. Senza dover pagare la retta di nuovo, perché la retta a Sciences Po è molto alta. E quindi ho partecipato al master in diritto economico e finanziario, bilingue, quindi in inglese e francese, con esami e lezioni sia in inglese sia in francese. Sapendo di essere stata presa, ho poi fatto domanda alla Cité Universitaire, che è una residenza per studenti di Parigi,
situata nella zona sud di Parigi per studenti francesi e studenti internazionali, che offre alloggio agli studenti a prezzi molto bassi. È un posto bellissimo, le varie case, varie residenze sono situate in un bellissimo parco. C'è un'atmosfera molto vibrante internazionale perché ci sono sempre feste, occasioni culturali per conoscere persone con interessi simili ai propri, anche per conoscere persone con interessi molto diversi. Poiché l'alloggio alla Cité Universitaire è molto molto più economico rispetto al resto di Parigi, si accede partecipando ad una selezione, quindi bisogna fare domanda, scrivere una lettera di motivazione, spiegare quali sono le ragioni di studio a Parigi, quindi documentare che si ha un posto ad un'università, documentare il proprio livello di francese e dimostrare in qualche modo di essere una persona che può vivere in un posto come la Cité Universitaire. Io ho fatto domanda, mi sono impegnata anche lì molto nel scrivere la lettera di motivazione perché volevo avere un costo di alloggio molto basso, non volevo dipendere dai miei genitori, non volevo pesare sui miei genitori, volevo essere completamente autosufficiente, quindi mi sono impegnata molto e grazie al fatto che avrei studiato a Sciences Po, che è un'università prestigiosa, che conoscevo il francese, sono riuscita ad ottenere un posto nella casa italiana, quindi dove c'erano tutti gli studenti italiani, e ho poi richiesto di essere trasferita alla Fondation Suisse, quindi alla casa svizzera, che peraltro la casa proprio è stata progettata dalle Corbusier, e sono stata accettata nella Fondazione Svizzera, e quindi ho vissuto con molti svizzeri francesi parlando molto francese. Poi c'erano anche altri studenti di altri stati che come me non volevano vivere nella casa del proprio stato perché non volevano parlare la propria lingua, volevano imparare il francese. Anche a Parigi ho studiato moltissimo perché gli insegnanti erano bravissimi ma richiedevano molto impegno, ed erano anche persone molto conosciute in diversi ambiti nel diritto, per esempio nell'ambito dell'arbitrato avevo due professori molto molto noti a livello internazionale, quindi avevo anche l'idea di non voler fare brutta figura ovviamente e volevo anche trarre il massimo dai corsi che seguivo. Quindi ho studiato molto, mi sono impegnata ed era la prima volta che facevo degli esami in francese, perché in realtà a Montréal ho poi fatto tutti gli esami, ho partecipato a corsi in francese ma poi ho scelto di sostenere l'esame in inglese, quindi a Parigi mi sono dovuta confrontare con gli esami in francese e sono andati tutti bene. Come ho detto, mi sono impegnata molto anche perché ero all'ultimo semestre del quinto anno, non potevo permettermi di non convertire gli esami e volevo convertirli con voti alti perché ambivo ad ottenere un voto alto alla laurea. Sono riuscita a convertire tutti gli esami con il massimo dei voti, sono stata molto molto felice, i miei sforzi sono stati ripagati e mi sono goduta moltissimo Parigi. Parigi è una città che mi piace molto, che offre molto a livello culturale, specialmente se si parla francese perché si può accedere veramente a qualunque cosa. Quindi sì, mi sono sacrificata un po' sui libri, però ho anche avuto moltissime soddisfazioni proprio dal fatto di vivere a Parigi. Alla fine del semestre a Parigi mi sono resa conto di essere diventata un po' dipendente da questo stile di vita, da studentessa giramondo, cosmopolita, in contatto con persone da diverse culture, e ho pensato di andare a scrivere la tesi all'estero. Era il momento in cui avrei dovuto decidere quali tesi scrivere e dove scriverla, con chi scriverla, e ho deciso di sondare le possibilità per scriverla all'estero. La mia idea era quindi quella di avere un relatore all'Università di Torino, che era un professore che conoscevo molto bene, e poi di aggiungere un secondo relatore di un'università estera. In realtà avrei avuto la possibilità di farlo a Parigi, ne avevo parlato con uno dei miei professori di Parigi, e mi sarei semplicemente potuta fermare a Parigi e scrivere la tesi con lui. Ma dall'altro lato volevo anche trasferirmi in una nuova città, provare qualcosa di nuovo, fare un'altra esperienza diversa da quelle precedenti. Avevo identificato una possibilità all'Università di Copenaghen perché io volevo scrivere la tesi in diritto internazionale del mare ed energie rinnovabili, e Copenaghen è un luogo in cui le energie rinnovabili regnano sovrane, ci sono moltissime possibilità, è stata fatta moltissima ricerca. In più ci tenevo a provare a vivere in un
paese scandinavo e Copenaghen mi ha sempre attirato molto come città. E poi il mio fidanzato dell'epoca, che è anche il mio fidanzato attuale, era di Copenaghen, viveva a Copenaghen, e quindi ho scelto di provare a scrivere la tesi a Copenaghen. Per finanziarmi ho fatto domanda per una borsa di studio in un programma che si chiama Erasmus for Trainership, quindi fa sempre parte dell'Erasmus, ma è più orientato verso... Fa un po' da ponte tra l'ambito accademico e l'ambito professionale, quindi io ho fatto domanda per questa borsa di studio, ho vinto la borsa di studio, mi sono messa in contatto con un professore, peraltro molto noto a livello internazionale, dell'Università di Copenaghen, e sono riuscita insomma a incastrare tutti i pezzi insieme e poi a trasferirmi a Copenaghen per scrivere la tesi. E il fatto di aver vinto la borsa di studio e di partecipare all'Erasmus for Trainership mi ha permesso di diventare a tutti gli effetti una studentessa dell'Università di Copenaghen, quindi avevo quello status e potevo accedere a tutti i colloqui con i professori, a molti corsi, alle biblioteche, partecipavo di fatto alla vita dell'Università di Copenaghen, anche se poi in realtà io mi sono focalizzata molto sulla scrittura della tesi perché volevo laurearmi in tempo, volevo finire tutto e quindi ho cercato di non farmi coinvolgere troppo con altre attività, però comunque ero a tutti gli effetti una studentessa dell'Università di Giurisprudenza di Copenaghen. In quel periodo mi sono anche concentrata molto sullo studio del danese perché mi sono sempre piaciute le lingue, ci tenevo ad imparare il danese anche perché era la lingua del mio fidanzato, ma poi perché vivevo a Copenaghen e questa lingua mi affascinava, quindi andavo a lezione di danese 3 volte a settimana, scrivevo la tesi, facevo i compiti di danese, avevo molti colloqui con il mio relatore a Copenaghen e anche via Skype con il mio relatore dell'Università di Torino, quindi ero molto impegnata in realtà. Alla fine del periodo di scrittura della tesi, che è durato circa 5 mesi, sono tornata a Torino e mi sono laureata con 110 lode, menzione e tutto quanto, e grazie a questo curriculum molto ricco, alle competenze linguistiche, ai miei voti, insomma alla peculiarità del mio percorso, sono riuscita a trovare il lavoro che desideravo a Copenaghen nell'ambito del diritto nel quale ho scritto la tesi, quindi sono stata molto soddisfatta e questo percorso, l'impegno, ha dato i suoi frutti. Quindi, ricapitolando, ho studiato giurisprudenza all'Università di Torino, al King's College di Londra, all'Università McGill di Montreal, a Sciences Po di Parigi e all'Università di Copenaghen, anche se chiaramente con gradazioni diverse, facendo cose diverse, però sono stata studentessa in tutte queste università e ho vissuto in tutte queste città. La mia esperienza universitaria è stata quindi molto ricca, sia dal punto di vista del contenuto, ma anche dal punto di vista proprio dell'esperienza stessa, cioè di tutto quello che ne ho tratto a livello personale e a livello di competenze che vanno al di là dell'ambito legale che studiavo. Posso dirvi che ho studiato moltissimo, non mi sono mai risparmiata, perché all'inizio, soprattutto nei primi anni e per accedere ai primi progetti, il mio punto di forza era la mia media. A torto o a ragione, tutti i progetti universitari hanno sistemi di selezione che danno molto peso alla media dei voti e quindi diciamo che la mia media dei voti, il fatto di mantenere una media alta, era un requisito indispensabile, per questo che mi sono dedicata così tanto allo studio e grazie al mio metodo sono sempre riuscita a studiare e conciliare altre attività con lo studio. Altra cosa molto importante è stata la competenza linguistica, e sì, è vero che ho migliorato le mie competenze linguistiche studiando all'estero, ma per accedere ai programmi all'estero ho dovuto studiare soprattutto l'inglese molto da sola prima, semplicemente con il mio libro e cercando di ripetere, imparare, esercitandomi, quindi è stata un'esperienza molto ricca e sembra molto scintillante e brillante, però c'è stato molto lavoro dietro, non posso dirvi che sia stato tutto facile e lineare, mi sono impegnata moltissimo. Ho sempre dato il massimo, sono sempre stata in movimento perché comunque già mentre partecipavo a uno scambio pensavo a quello successivo, alle nuove possibilità, come finanziare i miei studi all'estero. Nonostante ciò me la sono goduta tantissimo perché ho vissuto in città delle quali mi sono innamorata, ho conosciuto persone con le quali sono ancora legata, in generale ho avuto un'ottima esperienza e adesso quando ripenso a quegli anni ho un moto di gioia dentro di me perché sono veramente felice di quello che ho fatto, nonostante tutte le nottate passate a studiare. Ho imparato molte cose sulle diversità che ci sono nel mondo, le mie vedute
vedute si sono ampliate molto perché sono venuta a contatto con persone che avevano un background completamente diverso dal mio, che venivano da luoghi in cui altri valori prevalevano, valori diversi rispetto a quelli che sono sempre, hanno sempre avuto molto peso nella mia vita, nel mio ambiente. Quindi ho cambiato punto di vista riguardo a molte cose, ho avuto molte discussioni accese in cui ho sostenuto il mio punto di vista e magari alla fine mi sono anche resa conto che non avevo ragione. Dal punto proprio da una prospettiva di crescita personale e di capacità di comprendere il mondo e di accettare le differenze, credo di aver acquisito molto nel corso dei miei anni all'estero e al di là dello studio del diritto, delle cose che ho imparato nell'ambito del diritto, forse è proprio questo quello che mi porto dietro di più, perché riesco a parlare adesso con persone che vengono da luoghi e da culture completamente diverse dalle mie, con un approccio che non avrei potuto avere altrimenti. E poi sono anche cresciuta molto a livello di gestione personale, perché quando si va a vivere all'estero si vive da soli, non è possibile chiamare i genitori per ogni cosa, bisogna fare i conti con i soldi, bisogna fare i conti con la propria sicurezza, con le faccende di casa. Mi sono sempre organizzata bene, ma comunque non è sempre stato facile perché gli imprevisti accadono. Ad esempio, quando ero in Canada mi sono ritrovata per una serie di eventi senza una casa perché l'edificio in cui vivevo era stato sequestrato perché la società che lo possedeva non aveva pagato determinati debiti e io non potevo assolutamente saperlo prima. E quindi mi sono ritrovata ad un tratto a dovermi cercare una nuova casa con le lezioni, lo studio, tutta la mia roba da impacchettare. È finita bene, però comunque non sono stati momenti semplici, sono stati momenti in cui ho dovuto tirar fuori tutta la mia forza e cercare di risolvere la situazione ed ero da sola. Sicuramente il mio impegno nei primi anni di studio e poi in tutti gli altri mi ha permesso di vincere le borse di studio e di avere un posto all'università senza dover pagare la retta e questo sicuramente ha reso possibile il fatto di studiare all'estero perché le rette nelle università straniere sono veramente veramente altissime, sono quasi inaccessibili. Non posso nascondere però che l'aiuto che ho ricevuto dai miei genitori è stato indispensabile, non sarei mai e poi mai riuscita a partire per Londra se i miei genitori non mi avessero assicurato di poter pagare l'affitto e gli affitti a Londra sono costosi. Chiaramente con la mia borsa di studio sì, sono riuscita a fare qualcosa, ma non avrei avuto la possibilità di fare tutto quello che ho fatto. A Londra sono stata molto dipendente dai miei genitori, a Montreal un po' meno perché la borsa di studio era più alta, il costo della vita a Montreal è molto 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 più basso rispetto a Londra, invece a Parigi e Copenaghen sono stata completamente indipendente, ma sempre con la consapevolezza che se qualcosa fosse andato storto avrei comunque potuto contare sui miei genitori. Non è successo, ma chiaramente è stato più facile per me magari trasferirmi a Parigi sapendo che sì, i soldi mi sarebbero bastati, ma in ogni caso avrei potuto contare sui miei genitori. E per questo ringrazio moltissimo i miei genitori, se stanno guardando questo video, perché è sicuramente grazie a loro, da un lato grazie ai valori, alla determinazione che mi hanno trasmesso, al fatto che mi hanno sempre aiutato a credere nelle mie capacità, e dall'altro per il loro supporto economico. Sarei falsa, bugiarda, se dicessi che insomma il supporto economico non conta, è molto molto importante. L'impegno conta allo stesso modo. E posso dirvi che ci sono anche molte cose che si possono fare quando non si hanno possibilità economiche, perché su internet, nell'ambito dell'università, nell'ambito di fondazioni, ci sono veramente tante 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 borse di studio e molto spesso le persone non le conoscono, non sanno come accedervi, ma facendo ricerca si trovano moltissime borse di studio e l'impegno, molte di esse sono basate semplicemente sui meriti universitari, meriti scolastici, sulla media e sulle competenze linguistiche, e queste sono due cose alle quali si può accedere senza un grosso investimento economico, perché io comunque ho migliorato le mie competenze linguistiche e ho studiato come lo fanno tutti gli studenti universitari, non ho avuto professori particolari. Sì, a un certo punto sono andata a Parigi, ma
avevo lavorato un po' d'estate per mettere da parte dei soldi ed andarci. Quindi posso dire che ci sono molte possibilità anche per chi non ha una grande disponibilità economica. Magari non Londra, ma ci sono molte altre opzioni. Poi posso dirvi che io avevo fatto un accordo con i miei genitori. L'università è a 60-70 km da dove vivono i miei genitori, quindi sono proprio due città diverse. E da casa dei miei genitori fino all'università ci mettevo più o meno un'ora e mezza, 2 ore and ad andare, un'ora e mezza, 2 ore a tornare. Quindi quando andava bene passavo 3 ore tra treno e autobus, mezzi di trasporto vari. Quando andava male, ed era molto spesso perché c'erano sempre ritardi con i treni e problemi con gli autobus, ne passavo molte di più. Chiaramente queste erano tutte ore tolte allo studio, in teoria, in pratica io studiavo ovunque, studiavo sui treni, studiavo alla stazione mentre aspettavo, mi sono abituata proprio a studiare ovunque. E l'accordo che ho fatto con i miei genitori era quello di continuare a vivere con loro e di fare la pendolare per risparmiare, far loro risparmiare i soldi dell'affitto a Torino per utilizzarli poi per l'affitto a Londra. Quindi questo è stato il nostro accordo. Io mi sono sacrificata prima, loro hanno messo da parte questi soldi per me e così abbiamo potuto pagare l'affitto a Londra. Inoltre, non mi sono mai fatta problemi a studiare su libri usati, ho sempre studiato su libri usati, ho cercato di reperire libri a poco prezzo e ho cercato di avere i miei appunti per gli esami in modo da non dover andare a comprare questi appunti molto molto costosi l'ultimo giorno da altri studenti oppure dalle copisterie. Io ho sempre fatto in modo di risparmiare il più possibile sullo studio. Mi portavo sempre da mangiare, avevo lezione dal mattino alla sera. Praticamente mi portavo sempre da mangiare da casa in modo da non spendere troppi soldi al bar. Cioè, ho fatto in modo di risparmiare e far risparmiare i miei genitori nell'ambito della mia esperienza universitaria in modo da poter utilizzare una parte di quelle risorse finanziarie per i miei studi all'estero. È una questione di scelte. In conclusione, posso solo consigliarvi di fare molte esperienze all'estero, se ne avete la possibilità, cercate online, ci sono borse di studio, ci sono molti modi per finanziare i propri studi all'estero e vi posso garantire che nel momento in cui andrete a cercare un lavoro, vi presenterete ad un colloquio, il fatto di aver studiato all'estero vi aiuterà moltissimo a superare le selezioni. Per me il fatto di aver avuto una carriera universitaria così particolare mi ha permesso di trovare il lavoro che volevo, nell'ambito che volevo, insomma, di scegliere un po' di più le condizioni di lavoro. Quindi è un investimento nella vostra persona, ma anche nel vostro futuro professionale. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia ispirati a guardare al futuro con un po' di speranza in più, a cercare di impegnarvi a partecipare a programmi all'estero, se questo è il vostro desiderio. E spero anche che vi abbia confortati in relazione alla possibilità effettiva di studiare all'estero. Fatemi sapere se c'è qualche punto di questo video sul quale volete che io faccia un altro video più specifico che spieghi di più, che mi addentri di più. Questa è solo una panoramica generale della mia esperienza. Seguitemi su Instagram dove vi tengo aggiornati sulla mia vita quotidiana qui a Copenaghen, perché adesso vivo ancora a Copenaghen. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.